Come fare a meno del gas con un protocollo 100% italiano? In occasione del 25 aprile affronterò alcuni temi fondamentali su come applicare pompe di calore europee al contesto italiano, dove edifici e impianti hanno caratteristiche completamente diverse rispetto a tutto il resto dell'Europa. Tutto questo però lo vedremo dopo la sigla e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei nuovi video. Ti devo confidare che non sono un patriottico, forse a causa della politica che mi fa venire veramente la nausea, però sono un sostenitore dell'ingegno italiano. Siamo forti sul cibo, sul vino, sulle automobili, Ferrari, sulle moto, Ducati, Aprilia e così via, no? Ma però sul settore termoidraulico? Beh, c'è da dire la verità che abbiamo eccellenze tra produttori di caldaie, veramente facciamo le caldaie a gas, GPL o gasolio, in maniera eccellente rispetto agli altri stati europei. Però le caldaie non hanno nulla a che fare con le pompe di calore. È un concetto e una macchina completamente diversa. Poi invece siamo anche forti nei chiller, cioè tutti quei sistemi che producono acqua refrigerata, acqua fredda, quindi per fare il raffrescamento. Anche lì, i chiller sono progettati con una logica completamente diversa rispetto a una pompa di calore. Uno deve fare caldo, deve massimizzare i rendimenti in riscaldamento, l'altro è massimizzato per rendere di più in raffrescamento. Sulle pompe di calore però non siamo molto forti e questo te lo dico a malincuore perché mi piacerebbe portare avanti e portare in alto la bandiera italiana. Infatti tra i marchi più noti trovi un sacco di pompe di calore che però non vengono prodotte realmente dal marchio stesso, ma sono solo commercializzate e etichettate. Se non ci credi, acquista una pompa di calore, smontala e troverai all'interno chi è il vero produttore. Poi c'è anche qualche produttore vero di nicchia, che però non ha molta esperienza perché le produce solo da qualche anno. Puoi verificarlo tu stesso, fatti dare i cataloghi di 10-15 anni fa. Non serve andare molto indietro nel tempo e non troverai alcuna traccia delle pompe di calore. E questo per me è un tassello fondamentale, l'esperienza. L'esperienza viene definita come conoscenza acquisita grazie al contatto diretto con la realtà. Commettendo errori in passato, eviti di farli in futuro. Ti fidi di più di un medico di 48 anni oppure di uno appena laureato? Oppure te la faccio ancora più semplice. Pensa se un costruttore si è messo a costruire automobili da 5 anni. È più affidabile un costruttore di questo tipo oppure un marchio che da 40, 50, 60 anni costruisce le automobili. Da qui allora ho deciso di avvalermi dell'esperienza delle aziende europee che da 30-40 anni producono solo pompe di calore per portarle in Italia e adattarle al contesto italiano, cioè agli edifici italiani e agli impianti termoidraulici tipicamente presenti in Italia. Io sono un promotore dell'ingegno italiano, per non fare come la maggior parte delle aziende che realizza gli impianti sulla base di schemi del produttore, che magari è asiatico oppure austriaco. Cosa ne sa un giapponese degli impianti italiani? Di come sono costruiti gli edifici in Italia? Di che materiale viene utilizzato? Com'è la risposta termica dell'edificio? Cosa ha in comune una casa svedese rispetto a una italiana? Probabilmente niente. L'applicazione, infatti, è la parte più importante. Se lavori per un'azienda oppure hai un'azienda, sai bene che puoi avere il prodotto più bello del mondo, ma se non riesci a farlo funzionare non vai da nessuna parte. Per questo allora esiste la casa delle priorità, cioè i quattro elementi fondamentali per fare a meno del gas e soprattutto evitare sorprese in futuro. Si parte dall'analisi di fattibilità, si passa per la progettazione, la corretta installazione alla regola dell'arte e alla gestione da remoto. Se manca solo uno di questi passaggi, la casa crolla. Di tutti questi, il punto più importante, anche se sembra il più semplice e banale, è l'analisi di fattibilità. Se parti con il piede sbagliato, tutto poi avrà al suo interno un errore intrinseco. E per l'analisi di fattibilità non ci sono libri su cui studiare, ma vale solo l'esperienza. Saper individuare la migliore soluzione
è una capacità solo di chi ha già visto centinaia di casi. Ti accontenteresti di una persona che magari ha installato solo 5-10 pompe di calore? I miei partner italiani si avvalgono della loro esperienza, ma anche dell'esperienza degli altri partner, mettendo così insieme centinaia e centinaia di storie ed evitando gli errori che sono stati commessi dagli altri. La casa delle priorità viene definita nello specifico dal protocollo 100% italiano, perché scritto con l'obiettivo di applicare le pompe di calore su edifici ed impianti che trovi solo in Italia. Ricapitolando quindi, purtroppo in Italia non ci sono produttori di pompe di calore storici con una grande esperienza. Quindi avvaliamoci dell'esperienza di produttori europei e adattiamo questi sistemi al contesto italiano, con un protocollo, con un ingegno 100% italiano. A questo punto però non mi dilungo sul protocollo perché l'abbiamo già visto in un altro video. Ti do appuntamento alla prossima puntata e se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.